Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Esperienze Agghiaccianti. La puntata di oggi è dedicata a tutti gli amanti del paranormale. Sì, infatti, la storia che vi racconterò è proprio una storia di quelle inspiegabili con la I maiuscola. È una storia spagnola, è avvenuta in un paesino di Ciudad Real che si chiama Castellar de Santiago. Immaginatevi un paesino di 2000 abitanti che viene sconvolto da un fatto che chiaramente non vi racconterò in questo momento, lo vedrete poi nel video, però che è proprio rimasto sconvolto da quello che è successo a una donna. Il suo nome è Annabel López. Annabel era andata a vivere in casa del marito, per meglio dire la casa familiare del marito che aveva ricevuto in eredità, e quello che avrebbe trovato all'interno della casa non se lo sarebbe mai potuto aspettare. Per un bel po' di tempo cercò di mantenere il segreto, ma poi il segreto è venuto a galla. Vi sto dicendo fin troppo, quindi vi lascio all'esperienza agghiacciante di oggi. Ecco quindi il terrore di Annabel. Castellar de Santiago, in provincia di Ciudad Real, è un caratteristico paesino spagnolo popolato da soli 2000 abitanti, uno di quei luoghi magici in cui si respira la storia. Nel 2018, però, la tranquillità degli abitanti di Castellar venne bruscamente interrotta dai fatti accaduti nel domicilio di una famiglia arrivata da pochi mesi in paese, quella di Annabel López. La donna aveva mantenuto il silenzio in merito agli spaventosi fenomeni paranormali che stavano avvenendo all'interno di casa sua, per paura di non essere creduta, fino a quando, disperata, non aveva deciso di chiedere aiuto alla redazione di Quarto Millennio, un famoso programma televisivo che si occupa di misteri in Spagna. Ricevuta la richiesta, i responsabili del programma proposero alla donna di farle una visita per verificare di persona quanto da lei riportato. Non era la prima volta che ricevevano segnalazioni false da parte di persone interessate di più a comparire in un popolare programma televisivo piuttosto che a risolvere un vero problema legato al paranormale. Arrivati lì, però, furono protagonisti in prima persona di alcuni fatti inspiegabili. Mentre si trovavano nella dimora, una ragazza, membro della troupe, sentì chiaramente come le venivano tirati i capelli in un momento in cui si trovava completamente sola in una delle stanze della casa. Quel fatto la terrorizzò, ma spinse altresì la redazione del programma ad investigare più a fondo e a mandare a Castellar una troupe per intervistare la donna. Ecco quello che raccontò in quell'occasione. Tutto ebbe inizio quando Annabel e la sua famiglia decisero di trasferirsi nella casa appartenuta ai genitori di suo marito. Trasferirsi in un paesino isolato, popolato da sole 2000 anime, non era un'idea che piacesse molto ad Annabel, ma di lì a poco le ragioni che l'avrebbero portata a desiderare di allontanarsi da quel luogo sarebbero state ben altre. Poco tempo dopo essersi installati nella dimora, Annabel fu protagonista del primo fenomeno paranormale. Si trovava davanti a casa quando d'improvviso rivolse lo sguardo in direzione del pianerottolo. Lì, in piedi, c'era una bambina che la osservava in silenzio. Capì subito che non si trattava di una delle bimbe del paese. Lì si conoscevano tutti ed era la prima volta che la vedeva. Poi, d'improvviso, la piccola svanì sotto i suoi occhi. Quella bambina non era reale. Non appena se ne rese conto, la donna sentì il sangue ghiacciarsi nelle vene. Ma quello sarebbe stato solo l'inizio. Nei giorni seguenti, le apparizioni si fecero sempre più frequenti. In quel luogo, Annabel sembrava aver sviluppato la capacità di vedere le entità che abitavano in casa sua. Ne parlò con il marito Ilario, ma non venne creduta. Anzi, il fatto generò diverse discussioni con il consorte, che arrivò addirittura a sospettare che sua moglie stesse perdendo la testa. Ma Annabel era più che lucida e i suoi racconti molto accurati e verosimili. A detta sua, i fenomeni paranormali nella casa stavano prendendo sempre più forza e si stavano presentando con sempre maggior frequenza. Ombre gigantesche sulle pareti della casa,
spinte, dei graffi e l'apparizione costante di diverse figure. Una delle più frequenti, quella di un uomo anziano che, dopo un certo tempo, Annabelle riconobbe come Felipe, il nonno di suo marito. Fortunatamente, questa entità non sembrava avere cattive intenzioni e non sembrava essere la responsabile dell'aggressione di cui spesso era vittima. Ce n'era un'altra, molto più temibile, che la donna definì come il suo vero terrore e tormento. Un altro uomo, incompleto, elegante, calvo e dallo sguardo minaccioso. Il suo nome era Carlos. Carlos era profondamente legato a quella dimora e non si trovava lì per caso. Ma soprattutto era furioso, uno spirito tormentato da un fatto che aveva proprio a che fare con Annabelle. La donna sapeva perfettamente chi fosse, ma non volle mai rivelarlo, né di fronte alle telecamere di Quarto Millennio, né in nessuna delle interviste successive, a riviste, giornali e telegiornali. Ogni volta che ne parlava, sul suo viso si dipingeva un'espressione di puro terrore, misto a colpa e rassegnazione. Era come se Annabelle sapesse che quel tormento se l'era andato a cercare, ma ancora adesso non fosse in grado di parlarne apertamente, forse per vergogna o per paura. L'unica cosa che rivelò è che l'entità la tormentava perché pretendeva che compisse una promessa, un giuramento che aveva fatto a Carlos quando era ancora in vita. Solo dopo aver mantenuto la parola data, l'avrebbe lasciata in pace. Ma sembra proprio che Annabelle quella promessa non volesse o non potesse mantenerla. Si cercò in tutti i modi di tirarle fuori maggiori informazioni in merito, ma sembra proprio che quel segreto voglia portarselo nella tomba. Le conseguenze della sua disonestà, però, aveva finito per pagarle, e a un prezzo molto caro. Il martirio di Annabelle comprendeva insulti scaturiti dal nulla, costanti apparizioni nella sua camera durante la notte, colpi al letto, fenomeni di cui iniziò ad essere vittima anche il marito Ilario. Solo quando anche lui iniziò a presenziare quei fatti inspiegabili e capì chi era lo spirito che gli stava rendendo la vita impossibile, perché evidentemente lui sì che conosceva la storia di Carlos, si rese conto che la situazione era grave e disse che era arrivato il momento di prendere provvedimenti. Da lì la richiesta di aiuto alla redazione di Quarto Millennio. Nel tempo che vissero in quella casa, Annabelle e Ilario assistettero ad altri fenomeni inspiegabili, figure eteree che apparivano riflesse negli specchi o sui vetri delle finestre, voci che provenivano dal nulla, rumore di passi in tutte le stanze della casa, eccetera. Quando ormai la situazione si fece insostenibile e la coppia non fu più in grado di sopportare quel costante tormento, Ilario comunicò alla moglie una decisione drastica, quella di abbandonare per sempre la casa di famiglia e di lasciare il paesino dove era nato e cresciuto. Come c'era da aspettarselo, la reazione della gente di fronte a questo racconto fu di grande scetticismo e furono in tanti a mettere in dubbio quanto raccontato da Annabelle e suo marito. Tuttavia, la storia di Annabelle sembrava autentica, così come le sue reazioni di fronte alla telecamera quando la troupe di Quarto Millennio si recò lì per intervistarla. Degli esperti psicologi, specializzati nell'identificare possibili inganni della mimica facciale o dal modo di parlare di una persona, studiarono a fondo le reazioni di Annabelle durante la trasmissione televisiva e giunsero ad una conclusione chiara. Il suo modo di parlare, mentre raccontava la sua storia, denotava un'assoluta sincerità e timore reale, un chiaro segno che credesse fermamente a quello che stava dicendo. Certo, questo non rappresenta una prova irrefutabile del fatto che sia stata davvero vittima di fenomeni paranormali, ma di certo quanto da lei riportato non è frutto della sua immaginazione. L'unica spiegazione razionale è che alla base ci sia un problema psichiatrico o psicologico. In questo caso, però, dovrebbe esserne vittima anche il marito, giusto? C'è ancora chi esprime molti dubbi sulla veridicità di questa vicenda. Ma Annabelle sarà davvero stata protagonista di quell'esperienza agghiacciante? Beh ragazzi, in un caso come questo si può essere sicuramente scettici, no? Voi ormai sapete che io lo sono, però è anche vero che è uno dei casi più documentati
I casi paranormali più documentati in Spagna fino a questo momento, insieme a quello di Vallecas, che non so se ve lo ricordate, io ne ho parlato in un video ancora diversi anni fa, anzi se volete vederlo ve lo lascio poi qui nelle schede a destra. E, ecco, è uno praticamente dei casi che più si è studiati. E cosa si è studiato? Soprattutto le reazioni, no, di Annabelle, per vedere se potevano essere autentiche. Come dicevo anche nel video, non è detto che una reazione autentica, cioè che credere di vedere determinate presenze, significhi vederle davvero, no? Ci possono essere alla base dei problemi psicologici, addirittura psichiatrici. Quel che è sicuro però è che lei crede in quello che sta dicendo. E quindi, ma sinceramente un piccolo dubbio mi rimane. Però come sempre, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia. Se davvero potrebbe essere invenzione di Annabelle e di suo marito, oppure questa il frutto di un'isteria di massa, no? Che vabbè, loro sono solo due, però il concetto è lo stesso. Oppure se davvero questa casa potrebbe essere infestata. Non sarebbe la prima volta, no? Bene ragazzi, per oggi siamo arrivati alla fine e quindi ci vediamo domenica prossima per un'altra esperienza agghiacciante. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.